Allora Razio, buongiorno. Cosa stiamo facendo qua davanti all'ospedale di Rieti? Sì, siamo qui sotto la pensilina dell'ospedale San Camillo di Rieti per portare soccorso e solidarietà agli amici che stanno facendo il picchettaggio, il punto di protesta per tutta una serie di motivi inerenti alla perdita di qualità da parte della sanità nazionale. Cioè oggi siamo arrivati al punto in cui quello che è importante in qualunque campo non è tanto l'espletamento delle funzioni dello Stato, cioè ad esempio l'adeguamento della giustizia ai tempi umani e quindi dare risposte certe, con sentenze certe in tempi umani, o viceversa dare assistenza sociale o ancora istruzione di qualità ai cittadini e ancora cosa più grave, dare assistenza sanitaria ai cittadini e sanità alla nazione. E certo, del loro diritto. Quindi questo è il problema. Oggi i nostri cari traditori della patria, comandati e pagati da grande finanza internazionale, faccio ad esempio il nome del signor Monti, e potrei seguitare anche con Visco, Ciampi, Amato. È una lista lunga, insomma. Cioè molto lunga, molto molto lunga, i cosiddetti tecnici. Questi cosiddetti tecnici in realtà sono degli infami assoluti che procedono secondo un ordine ben preciso diramato dall'alto, da queste grandi multinazionali della finanza, facciamo anche qua qualche nome, dico JP Morgan, Warburg, Rothschild, Rockefeller, eccetera, eccetera, Goldman e così via, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E perché? Perché questi signori hanno stabilito alla faccia dei 60 milioni di italiani che l'Italia deve diventare una SPA. Ah, quindi pensa che è voluta questa situazione? Certamente è voluta, è intenzionale, strutturale, voluta da decenni di modifiche alle regolamentazioni, alle leggi e normative nazionali e internazionali per raggiungere poi l'obiettivo della schiavizzazione e rapina dall'interno e controllo poi attraverso vari organi dei consigli di amministrazione di una SPA Italia che deve rispondere a logiche quindi di mercato, a logiche capitalistiche, a logiche commercialistiche, a logiche finanziarie e di bilancio e quant'altro. Cioè questo discorso del bilancio di pareggio in attivo è una cazzata assoluta. Cioè lo Stato non è una SPA, non può essere, perché è una società di potere dove il potere è delegato a ciascuno degli operai che sta dentro questa cosiddetta grande fabbrica. Quindi i 60 milioni di cittadini hanno ragione e diritti esattamente come il Consiglio d'amministrazione, quindi il Consiglio d'amministrazione è installato abusivamente, perché se nessuno gli ha dato la delega, che cazzo di decisioni prendono? Non per niente, non a caso, l'articolo 1 e 3 della Costituzione dicono esattamente questo, che il potere, la sovranità di qualunque titolo e qualunque ragione è dei cittadini che la delegano poi ai rappresentanti. Ah, quindi c'è stata un'usurpazione di diritto? Assolutamente sì, cosa che noi di Alba Mediterranea, io personalmente ho denunciato decine di volte, nello specifico abbiamo denunciato 14 volte per alto tradimento quegli infami che oramai sono alla cupola del potere in Italia e fanno... Nessuno li ha eletti, nessuno li ha votati, però nonostante questo decidono e comandano a bacchetta tutti gli italiani. Io avevo, siccome sono un paranoico scatenato, avevo immaginato tutto questo già nel 1985 ed è da allora che ovviamente ho detto basta al sistema e non ho più voluto subire e soggiacere alle infamità prima di tutto mentali e culturali di questa gentaglia che è allucinata permanentemente da una visione assolutamente illogica, irrazionale e inaccettabile sotto qualunque punto di vista. Ok, grazie. Prego, ciao.